tutti, oggi sono qua per aggiornarvi sulle mie ultime letture. Vi parlerò infatti degli ultimi libri e fumetti che ho letto. Il primo libro da cui voglio partire è Un delitto allegro ma non troppo di Robin Stevens, edito da Mondadori al prezzo di 11 euro. Si tratta del quarto volume nella serie Miss Detective, omicidi per signorine di Robin Stevens, e io l'ho letto per la read-along organizzata da Arianna, Alessia, Giorgia e la sottoscritta. Se non sapete di che cosa sto parlando, vi rimando al video che trovate nelle schede qua sotto in descrizione. Molto brevemente, la storia parla di due ragazze che hanno la passione per l'investigazione. Infatti hanno fondato una società investigativa segreta che è solo di queste due ragazze, Daisy e Hazel. In questo romanzo in particolare si trovano al primo anno di liceo e succede un omicidio proprio sotto il loro naso. Si ritroveranno quindi a indagare su un gruppo circoscritto di ragazze, cercando di capire chi fra queste persone ha commesso l'omicidio. È una storia crime per ragazzi che a me piace tantissimo, la serie in generale. Poi da quando ho conosciuto Robin Stevens a mare di libri me ne sono letteralmente innamorata, perché ha un approccio alla lettura che mi affascina tanto e soprattutto è molto molto appassionata di Agatha Christie. Infatti si ispira tantissimo nelle sue storie e secondo me anche in questo romanzo si vede molto. Purtroppo l'indagine rispetto ai precedenti romanzi non mi ha fatto impazzire, penso che sia un libro che si focalizza più che sull'indagine vera e propria sui personaggi, perché li approfondisce maggiormente rispetto ai precedenti, ma soprattutto seguendo man mano le vicende di queste ragazze vediamo una vera e propria crescita, una crescita sia individuale che una crescita d'amicizia. Le vediamo come il loro rapporto si sviluppa. Ed è una cosa che ho apprezzato tanto, così come il far riflettere il lettore su diverse tematiche, e apprezzo molto il fatto che l'autrice scriva gialli per ragazzi. Come ha detto Robin Stevens a mare di libri, le cose brutte accadono nella vita di tutti i giorni, non possiamo ignorarle, non ha senso quindi vivere in una bolla. Capisco anche io da una parte il voler proteggere spesso i più giovani da scene particolarmente violente, però questa serie secondo me è molto fresca, non è particolarmente drammatica, ha un giusto equilibrio secondo me fra romanzi di formazione e crime. Parlando di mare di libri, ho letto anche un libro che ho recuperato proprio durante la fiera, ovvero Il mistero del London Eye di Siobhan Dodd. Questo romanzo è edito da Uovo Nero e ha un prezzo di copertina di 14 euro, e anche in questo caso si tratta di una storia crime. Il protagonista di questa storia è Ted, un adolescente affetto da sindrome di Asperger. Un giorno, assieme alla sorella e al cugino, si reca presso il London Eye. Il cugino sale su questa ruota panoramica ma poi scompare. Non si sa infatti che fine abbia fatto, perché sia Ted che sua sorella l'hanno visto salire sulla ruota, lo hanno aspettato ma non l'hanno visto scendere. Ovviamente le forze dell'ordine si mettono subito alla ricerca di questo bambino scomparso, ma anche Ted comincerà una propria indagine, anche perché ha un punto di vista differente rispetto agli altri. È un libro che ho trovato molto fresco, è stata una lettura molto piacevole, l'ho letto principalmente al mare e penso sia proprio la classica lettura da ombrellone, perché alla fine c'è un mistero da risolvere, nulla di particolarmente macchinoso o intenso, si tratta di una storia comunque di adolescenti, però nonostante questo il mistero è abbastanza interessante, man mano che procede comunque la storia si è sempre più catturati, e devo dire che nemmeno stavolta, chissà perché, sono riuscita a indovinare la soluzione del mistero. Ho apprezzato tantissimo il protagonista Ted, perché ha una personalità molto particolare e ho apprezzato molto che l'autrice volesse inserire un personaggio del genere nella storia, ma anzi che lo rendesse proprio protagonista, anche se spesso l'atteggiamento degli altri nei suoi confronti non mi ha fatto impazzire. Certe premure, certi atteggiamenti li ho trovati veramente troppo esagerati, in particolare l'atteggiamento dei genitori l'ho trovato iperprotettivo e spesso mi sembrava che lo trattassero come un bambino molto più piccolo della sua età. Però vabbè, magari è stata una percezione mia personale, ecco. Al di là di questo, la storia mi è piaciuta tanto e mi fa piacere che ci sia un seguito, scritto proprio da Robin Stevens, visto che l'autrice non c'è più.
Ho terminato Chisakobe di Minetaro Mochizuki, edito da J-Pop al prezzo di 9,50€. Questo è il quarto e ultimo volume, come vi dicevo, di Chisakobe. Avevo letto il terzo volume quest'estate e ne ero rimasta un tantino delusa perché rispetto ai precedenti due l'ho trovato più piatto. Non riesco a ricordare nulla di significativo, quindi temevo in un finale un po' banale o buttato lì. Invece questo quarto volume mi è piaciuto tanto. Se non avete mai letto Chisakobe, io ve lo straconsiglio. È un fumetto veramente molto, molto delicato, che parla di rinascita, di riscatto e di gentilezza. I personaggi sono tutti molto buffi e particolari. Il protagonista, per dirvi, è abbastanza misterioso. È un ragazzo che ha perso la famiglia, si trova in un momento difficile della propria vita. E noi seguiamo un po' il suo percorso, non solo il suo in realtà, ma anche quello di altri personaggi che per motivi differenti si trovano in condizioni comunque precarie. Una delle cose che apprezzo tantissimo di questo fumetto sono i disegni. Li trovo veramente molto puliti, raffinati e adoro, adoro che si dia così tanta importanza al cibo. Ci sono delle tavole sul cibo che fanno venire una gola pazzesca, addirittura il ramen istantaneo in questo fumetto ha un aspetto delizioso. Come forse avrete visto su Instagram, perché ve ne ho parlato recentemente, anche lì ho terminato Le sorelle d'unguri di Banana Yoshimoto, edito da Feltrinelli al prezzo di 12€. Era tanto tempo che non leggevo qualcosa di questa autrice, sapete che l'apprezzo particolarmente, quindi quando è uscito un nuovo libro in libreria ero veramente gasatissima. Ne sono rimasta però un tantino delusa, anche se ho ritrovato in questo romanzo comunque tutte le tematiche principali della scrittrice. Ho ritrovato il suo stile, le sue parole, però la storia in generale non è riuscita a comunicarmi nulla, non è riuscita ad emozionarmi. La storia segue due ragazze, due sorelle, che hanno la particolarità di avere dei nomi complementari. Ed è una cosa che personalmente mi affascina tanto. Nel corso della storia molti si domandano se siano sorelle, gemelle, perché è una cosa un po' particolare avere dei nomi complementari, invece no, sono separate da qualche anno di vita, però i loro genitori hanno scelto di chiamarle in questo modo, genitori che hanno perso in giovanissima età, e noi seguiamo un po' la loro storia, come sono cresciute, in che ambiente, la loro personalità e quello che fanno adesso. Si parla quindi tanto di famiglia, amore, ma anche morte. C'è anche un elemento abbastanza sovrannaturale che ricorre spesso nei romanzi della Yoshimoto. Non è qualcosa di esagerato, è comunque qualcosa a cui personalmente fatico a credere, però non è mai così tanto invadente o appunto esagerato, quindi ci sta all'interno della storia. Io però non sono riuscita ad entrare in empatia né con le sorelle né a capire bene dove volesse andare a parare la storia. Cioè, ho ritrovato tutto quello che è caro all'autrice, ho ritrovato dei pezzi magari di altri romanzi, non nel senso di citazioni, però ci sono alcuni momenti che assomigliano secondo me ad altre storie che ho letto, ma non è riuscito a colpirmi particolarmente questo libro. Un libro che ho terminato da pochissimo è Il giorno dei trifidi di John Wyndham, edito da Mondadori al prezzo di 10€. Questo è uno di quei classici libri di cui non ho mai sentito parlare, nemmeno per sbaglio, da nessuna parte. Mi sono avvicinata grazie all'autore, che avevo visto citare in un video di una book blogger inglese. Aveva infatti inserito un altro romanzo di quest'autore nella sua TBR, mi aveva incuriosito, ho fatto un po' di ricerche e sono giunta poi a questo libro, che mi incuriosiva particolarmente perché si tratta di un romanzo fantascientifico. La storia parla di un mondo più o meno simile al nostro, in cui pian piano nel corso degli anni iniziano a diffondersi delle piante un po' particolari, la cui provenienza è ignota. Alcuni sostengono che siano arrivate grazie allo spazio, altri che siano state fabbricate in laboratorio o comunque modificate dall'uomo, altri ancora pensano che siano cresciute spontaneamente sulla terra. Fatto sta che queste piante inizialmente sembrano innocue e vengono sfruttate in qualche modo dall'uomo, ma poi hanno iniziato a camminare. Sì, hanno alzato le radici e si sono messe a camminare in giro. E non solo, ma hanno anche un aculeo con cui feriscono le prede. Indovinate di che cosa si cibano?
gli esseri umani. La cosa però non finisce qui, perché un giorno praticamente tutta l'umanità viene resa cieca da una pioggia di meteoriti. Le uniche persone a cui rimane la vista sono quelle che non hanno visto la pioggia di meteoriti e in un qualche modo cercheranno di sopravvivere in questo nuovo mondo. Le premesse secondo me sono favolose, tra l'altro in realtà qua sul libro ci sono scritte altre cose ma inesistenti nel libro, quindi mi chiedo chi abbia scritto questa sinossi. Comunque, sono avvicinata a questo romanzo proprio per queste premesse e devo dire che sono rimasta in parte delusa perché non ho ritrovato tanto quello che inizialmente mi aspettavo, però sono rimasta comunque sorpresa perché nonostante si tratti di un romanzo pubblicato negli anni 50, io non ho notato minimamente differenza con l'oggi, nel senso che secondo me è una storia applicabile anche al nostro quotidiano. Non si sente che è vecchio o superato in qualche modo. E un'altra cosa secondo me molto interessante, è un libro che va molto nel profondo per quanto riguarda l'umanità. È una storia fantascientifica che non si basa tanto su super tecnologie o in generale anche i trifidi, che sono queste piante deambulanti carnivore. Sono citate ma non sono così tanto presenti nella storia, che si focalizza invece sulle persone che cercano di ricostruire una sottospecie di società, perché in seguito alla pioggia di meteoriti le persone rimaste cieche sono impazzite, alcune si sono tolte la vita, altre hanno iniziato ad essere molto violenti, insomma la legge è praticamente crollata e quindi seguiamo le vicende del protagonista, uno dei pochi ad avere ancora la vista, che ci vede ancora e che cerca in un qualche modo di sopravvivere in questo mondo. Ci sono poi vari tentativi da parte di altre persone di ricreare una specie di società e spesso ci sono delle riflessioni, dei momenti secondo me agghiaccianti, che si basano proprio sugli esseri umani, non tanto sulle piante che si spostano, camminano e si cibano di persone, ma proprio su come ragionano alcune persone nei momenti critici. Per questo aspetto quindi l'ho trovato estremamente interessante. È un po' lento, soprattutto la seconda parte, ho fatto fatica a finirlo, però è stato molto interessante per questo spunto. L'autore trovo che sia geniale, infatti non vedo l'ora di leggere qualche cos'altro di suo. Ho anche scoperto che è uscito un film liberamente ispirato da questo romanzo, ma si parla comunque anche in questo caso di un'opera un tantino vecchia, però in ogni caso se vi piace la fantascienza, se vi piacciono i distopici in particolare, penso che questa potrebbe essere un'ottima lettura. Mentre ero in vacanza ho acquistato poi The Sun and Her Flowers di Rupi Kaur, Il sole e i suoi fiori. Questa è la nuova raccolta di Rupi Kaur, edito qua in Italia da 3,60 a un prezzo di, se non sbaglio, 14 euro. Sì, esatto. Sapete che la precedente raccolta Milk and Honey mi era piaciuta, ma non troppo, nel senso l'ho trovata un po' artificiosa in certi punti, quindi ero rimasta un po' interdetta e non avevo molta intenzione di recuperare questa sua nuova uscita, proprio perché temevo che ricalcasse un po' quei passi, però ne avevo sentito parlare bene, quindi mi sono fatta coraggio, l'ho recuperato e grazie al cielo perché mi è piaciuto veramente tanto. La struttura di questa raccolta è molto simile alla precedente, è divisa per capitoli, in particolare il cadere, il radicare, il crescere e il fiorire, e si parla anche in questo caso di amore, violenza fisica, psicologica, depressione, ma una cosa che ho apprezzato tanto, famiglia. E in generale rispetto al Milk and Honey l'ho trovato più un racconto che una raccolta di singole poesie. Ci sono in alcuni casi secondo me dei veri e propri racconti che durano per diverse pagine e sono i punti che mi sono piaciuti di più, perché forse si va ad approfondire meglio quello che l'autrice vuole dire o semplicemente le parole usate mi hanno colpita in maniera molto significativa. Si parla anche di immigrazione, parla tanto della sua famiglia, di quello che hanno dovuto vivere, in particolare di sua madre, e c'è un punto secondo me dolcissimo che mi ha fatto commuovere: consigli che avrei dato a mia madre alle sue nozze. L'ho trovato veramente molto toccante. Ci sono dei punti in cui riflette molto anche su se stessa, sul suo carattere, su alcuni atteggiamenti che ha, in cui mi sono rivista tantissimo, purtroppo, perché spesso sono degli atteggiamenti un po' al limite che non ci fanno stare molto bene, e alcune parole anche dedicate all'amore mi hanno colpita veramente nel profondo. È un libro che ho segnato tantissimo, mi sono segnata tantissime citazioni, tantissimi passi, perché mi sono entrati veramente dentro, sembrava di leggere qualcosa scritto da me,
magari, perché no, io in realtà non so scrivere così bene, però sono parole che ho sentito veramente vicinissime e mi sono emozionata veramente tanto leggendo questo libro. Ha letto poi un nuovo shoujo uscito per Star Comics, P&Me di Makimi Yoshi, a un prezzo di copertina di 4,50€. Trovate già la recensione qua sul canale, ve la lascio linkata nelle schede qua sotto in descrizione. Sorrido un po' perché in realtà questo fumetto è stata, non dico una delusione perché non mi aspettavo chissà che cosa da quest'opera, però ci sono rimasta male, è scaduto in un trash pazzesco secondo me. Comunque, a parte questo, la storia parla di una ragazza di 16 anni che prende una cotta per un ragazzo più grande di lei, un poliziotto. Fra i due ovviamente non può nascere l'amore, non possono stare insieme, ma lei è comunque cotta e cercherà in ogni modo di avvicinarsi a questo ragazzo. Fin qua tutto normale, anzi la prima parte del fumetto secondo me è molto divertente perché si basa sui classici equivoci del genere shoujo. I disegni sono carini ma non mi hanno fatta impazzire, però la storia era comunque buffa. Peccato che poi degeneri, cioè la storia inizia a correre in maniera folle, si creano delle dinamiche che non mi sono piaciute per niente, degli stereotipi che non ci dovrebbero secondo me più essere in fumetti di questo genere. Comunque ne ho parlato in maniera approfondita nel video che vi citavo, quindi se siete curiosi recuperatelo. Passiamo ora a due graphic novel uscite recentemente che ho letto fra ieri e oggi, quindi sono fresca fresca di lettura. Il primo di cui vi parlo è il romanzo esplicito di Fumetti Brutti, edito da Feltrinelli Comics al prezzo di 16€. Questo fumetto mi è stato inviato dalla casa editrice e ne sono particolarmente contenta perché non credo che diversamente mi sarei mai avvicinata a questo fumetto. Questo perché sono una persona abbastanza sensibile e non tutte le scene violente o di sesso particolarmente esplicite mi piacciono, mi fanno sentire a mio agio. In questo caso si tratta di un'autobiografia molto intensa, come suggerisce il titolo, esplicita, senza filtri, in cui l'autrice ripercorre dei momenti particolari della sua giovinezza e in generale si parla della fine di un amore. Sono rimasta molto colpita da quest'opera innanzitutto per la forza dell'autrice. Ha un modo di comunicare veramente duro che secondo me la contraddistingue e in generale penso di non aver mai letto nulla del genere, quindi ha uno stile ben preciso ed originale. Sul panorama italiano in particolare penso che non ci sia nulla a questo livello, di questo tipo. È una storia che parla appunto di amori finiti, di conflitti, in particolare con se stessi, ma anche di eccessi. Si parla tanto di vita notturna, droghe e in particolare il sesso. Il sesso ha proprio un ruolo centrale in questa storia. È legato a momenti sia belli della vita della protagonista che momenti invece più bui, più cupi. Ci sono tante scene molto esplicite. Lo stile di disegno è scarno, è proprio essenziale, anche le parole sono poche e mirate. È un fumetto che non è per tutti, secondo me. Se siete particolarmente sensibili a un certo tipo di contenuto potrebbe non fare al caso vostro. Io tuttora non posso dire che mi sia piaciuto perché molte cose mi hanno dato proprio fastidio, mi hanno quasi fatta star male, mi ha dato un senso di malinconia questo fumetto, però riconosco che sia una cosa molto particolare. L'autrice ha un modo di comunicare veramente diretto, che un po' mi ha spiazzato, e spiazzato però è in positivo, quindi è qualcosa di interessante. Sono contenta di averlo letto perché sono andata un po' oltre, diciamo, i miei confini. Comunque trovate la recensione completa sul blog, nel caso foste curiosi lo trovate linkato nelle schede qua sotto in descrizione. L'ultimo fumetto che ho letto è L'età dell'oro di Cyril Pedrosa e Roxane Morel, edito da Bow Publishing al prezzo di 27€. Come vedete è un fumetto veramente enorme, non so bene come tenerlo. Comunque è un'uscita che attendevo tanto perché quest'estate Bao aveva pubblicato dei piccoli capitoli del fumetto per creare un po' di attesa, no, nei confronti di questa nuova pubblicazione, e le tavole mi avevano colpita tantissimo. I disegni sono meravigliosi, cioè io li ho adorati. La storia è ambientata in un mondo medievale, ha per protagonista una principessa. In seguito alla morte del padre, quindi del sovrano,
dovrebbe succedere lei al trono. In realtà le cose si complicano. Infatti è vittima di un complotto e costretta all'esilio. Fugge dal palazzo con due cavalieri e da qui inizia un po' una sorta di avventura. Quello che mi è piaciuto in questo fumetto è che richiama tanto il Medioevo, un'epoca antica, nei vestiti, nei colori, soprattutto nei disegni. Mi ha ricordato una sorta di favola, non so, mi ha affascinato molto per questi dettagli. Ma all'interno ci sono comunque delle tematiche più che mai attuali. A partire dalla protagonista, una principessa super combattiva, veramente tenace, capace, preparata a guidare il popolo. Purtroppo è vittima di questo complotto, quindi è costretta a fuggire, però questo di certo non la spaventerà, non si arrenderà tanto facilmente. Nel corso poi della storia incontrerà anche un gruppo di donne che si autogestiscono ed è una cosa che mi ha fatto impazzire, cioè mi è piaciuta veramente tanto. Mi è piaciuto tanto questo elemento quindi inserito nella storia come il voler cercare una sorta di parità, abbattere il confine che separa servi e padroni, voler raggiungere un equilibrio, l'età dell'oro. Sembra quasi una leggenda questa età dell'oro, non si sa bene se sia esistita veramente, comunque si pensa a questo periodo come un periodo di benessere in cui appunto non c'erano distinzioni fra i padroni e i servi, si viveva quindi in armonia e soprattutto in parità e si cerca di riportare questa realtà ai giorni in cui è ambientata la storia. Si tratta del primo volume di una serie, non so bene quanti fumetti saranno, comunque la storia non si conclude certo in questo primo volume, la storia viene inizia qua e questo volume in particolare termina in maniera secondo me molto brusca, ci sono rimasta male perché volevo continuare a sapere, secondo me termina proprio nel momento più cruciale che dici cavolo vorrei subito immediatamente adesso il seguito. Questi erano quindi i libri e fumetti che ho letto recentemente, fatemi sapere qua sotto nei commenti se avete letto anche voi uno dei titoli che ho citato, che cosa ne pensate o se siete rimasti particolarmente incuriositi da qualcosa. Spero che questo video vi sia piaciuto, vi ricordo che in descrizione trovate tutti i titoli con i rispettivi link ad Amazon e DBS a cui sono affiliata e le eventuali recensioni contenuti extra che ho citato in questo video. Spero di nuovo che il video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!